Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 8, 20, capitolo 23, 7 febbraio 1908. Continuando il mio solito stato, stavo pensando al peso enorme che il benedetto Gesù sentì nel portare la croce. E dicevo tra me, Signore, anche la vita è un peso. Ma che peso, specie per la lontananza di te, mio sommo bene. In questo mentre è venuto e mi ha detto, figlia mia, è vero che la vita è un peso, ma quando questo peso viene portato con me e alla fine della vita l'uomo si trova che questo peso lo può sgravare in me, troverà questo peso cambiato in tesoro, dove troverà le gemme, le pietre preziose, i brillanti e tutte le ricchezze da renderlo felice in eterno. Capitolo 24, 9 febbraio 1908. Avendo fatto la comunione, stavo dicendo, Signore, tenetemi sempre stretta con te, che sono troppo piccina, che se non mi tenete stretta, essendo piccina, posso smarrirmi. E lui, voglio insegnarti il modo come devi stare con me. Primo devi entrare dentro di me e trasformarti in me e prendervi ciò che trovi in me. Secondo, quando ti sei riempita tutta di me, esci fuori ed opera insieme con me come se io e te fossimo una cosa sola, di modo che se mi muovo io, muoviti tu. Se penso, pensa tu alla stessa cosa pensata da me. Insomma, qualunque cosa che faccio io, farai tu. Terzo, con questo operato insieme che abbiamo fatto, allontanati per un istante da me e vai in mezzo alle creature, dando a tutti e a ciascuno tutto ciò che abbiamo operato insieme, cioè dando a ciascuno la mia vita divina, ritornando subito in me per darmi a nome di tutti tutta quella gloria che dovrebbero darmi.
pregando, scusandoli, riparando, amando. Ah sì, amami per tutti, saziami d'amore. In me non ci sono passioni, ma se ci potesse stare passione, quest'unica e sola ci sarebbe, l'amore. Ma l'amore in me è più che passione, anzi, è mia vita. E se le passioni si possono distruggere, la vita no. Vedi a quale necessità mi trovo di essere amato, perciò amami, amami. Capitolo 25, 12 febbraio 1908. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, la timidezza reprime la grazia ed inceppa l'anima. Un'anima timida non sarà mai buona ad operare cose grandi, né per Dio, né per il prossimo, né per sé. Un'anima timida è come se avesse legate le gambe, che non potendo camminare liberamente ha sempre l'occhio a sé e allo sforzo che emette nel camminare. La timidezza fa tenere l'occhio sempre in basso, mai in alto. La forza nell'operare non l'attinge da Dio ma da se stessa, e quindi invece di rafforzarsi si indebolisce. La grazia, se semina, le succede come a quel povero agricoltore che, avendo seminato e lavorato il suo campicello, poco o niente raccoglie. Invece un'anima coraggiosa fa più in un giorno che la timida in un anno. Bene, cominciamo la meditazione degli odierni insegnamenti di Gesù, cominciando dal dolce lamento di Luisa circa il peso della vita, peso che per lei, come ogni anima profondamente amante di Gesù, era aggravato, ecco, dalla lontananza di Gesù, certamente una lontananza colmata dalle sue frequenti visite, ma la legge di questa vita terrena ha degli aspetti che valgono anche per quanto riguarda la dimensione soprannaturale. Qui, quando noi riceviamo una visita, quando andiamo in qualche posto di bello in questo mondo, è legge che inizia questa sosta, questa vacanza, questa visita, e finisce. Ecco. E quindi non abbiamo, come dire, la possibilità di stare perpetuamente con le persone che amiamo o in vacanza, eccetera. Con Gesù non è così, perché si ha la possibilità di starci in perpetuo e tuttavia di godere la bellezza della sua presenza percepibile in questo mondo. E teniamo chiaramente fuori la Madonna, che chi lo sa quello che ha vissuto nella sua anima, insomma, no? Ma in questo mondo ordinariamente non è possibile, non lo era neanche per Luisa, no? Quindi certamente si vive in stato di fusione con la Divina Volontà, ricevendone gli effetti, ecco, assolutamente divini e soprannaturali e benefici di grazia, ecco. Però è diverso godere anche della presenza della Santissima Umanità di Gesù, della sua persona, di poterci parlare a cuore, ecco, ricevere in maniera sensibile, come a Luisa capitava, gli attestati del suo amore, eccetera. E Gesù conviene con questo. È vero, realisticamente parlando, che la vita terrena è un peso, ci sono molti pesi a volte da portare. Ecco, il problema è dare un senso a quella che a volte è la fatica di vivere, perché il senso c'è e questo dipende dal grado e dal tasso della nostra fede. Gesù lo spiega: quando questo peso viene portato con me alla fine della vita, questo peso viene sgravato, cioè cambiato in tesoro, dove troverà le gemme, le pietre preziose, eccetera, le brillanti e le ricchezze, no? Da renderlo felice in eterno. Gesù ha
chiaramente evidenziato questa dimensione, che non è cancellata dalla vita nella divina volontà. Ecco. Certamente non è la stessa cosa, ecco. Portare i pesi della vita, o come Gesù dice nel Vangelo, rinnegare se stessi, prendere la propria croce ogni giorno, che è la stessa cosa, insomma, no? Lo stesso concetto, e seguirlo con la felicità e la gioia che derivano dal vivere nel divino volere, dall'avere il possesso di questo regno, oppure no, quindi ci sta un abisso, ci sta. Però questa dimensione non viene eliminata e, ripeto, deve essere da noi caricata di senso attraverso la fede, sapendo che non c'è neanche una piccola fatica, ecco, operata o sopportata per amore di Gesù, che non si trasformerà in gemma, pietra preziosa o brillante. Quando questa vita terrena finirà, e noi sappiamo che la nostra vita terrena è un lento incedere verso la fine, questa meditazione è iniziata da una decina di minuti, questi 10 minuti sono andati e sono 10 minuti in meno della nostra vita terrena, questo è indubbio. 10 minuti sui milioni di minuti che dobbiamo vivere sono nulla, possono essere quello che vogliono, ci abbiamo comunque 10 minuti in meno, ecco. E ora che ho finito questa considerazione abbiamo anche secondi in meno che è durata questa piccola considerazione, no? Quindi la cosa importante è arrivare all'appuntamento con il Signore, ecco, davvero carichi, ecco, di pesi, diciamo così, pronti per essere trasformati in tesori, cioè portati sempre con Gesù per suo amore, con la gioia e con la ilarità santa che deriva dal vivere in comunione con Lui. Ecco, poi Gesù gli dà una piccola lezione del come stare sempre stretti a Lui, ecco, ovviamente in un orizzonte di fede. Chi è un pochino pratico già nella vita della divina volontà avrà riconosciuto che quello che Gesù gli insegna in realtà è, non so come nominarla, no? La tecnica del giro, vogliamo nominarla così, ecco, e anzi concentra tutta quanta una serie di cose, no? Perché il giro è il terzo punto. Il primo è la fusione con Gesù, entrare dentro di me, trasformarti in me e prendervi ciò che trovi in me. Ora, questo noi sappiamo che si fa con un atto ben specifico, che è appunto l'atto di fusione, che ne conosciamo nella forma estesa. Si può fare anche molto semplicemente con un'invocazione, quindi chiedendo alla divina volontà di fonderci in lei, quindi molto semplicemente. Si può fare personalizzandolo, che è cosa ancora più profonda, ecco, e trasformante l'anima, quindi usare le parole proprie per questa operazione. Però il fine di questo atto è entrare dentro Gesù e trasformarsi in Lui e prendere ciò che troviamo in Lui. È chiaro che questo non si può fare bene, perché non ci sono nella vita di fede ordinariamente automatismi che funzionano da soli, no? Quindi c'è sempre una cooperazione della nostra anima, delle nostre facoltà. Quindi ascoltare la parola di Gesù e metterla in pratica, così udiva nella messa di ieri, è fondamentale, perché come faccio io a entrare in Gesù, trasformare e prendere ciò che trovo in Lui, se non conosco il suo pensiero e quello che vuole? La meditazione dei misteri della vita di Gesù, la contemplazione della sua passione, del suo stile, no? Che poi trabocca dalle sue parole, è fondamentale. La fusione in Gesù, come dire, supera, ecco,
l'ascetica dell'imitazione di Cristo, diciamo così, no? Ma la presuppone. Ecco, essere riempiti, dice Gesù, di Lui. Io, come sempre, ritengo che questo medesimo esercizio si possa prendere e traslitterare proprio passo per passo per le anime devote alla Madonna, insomma, che quindi hanno lei come fine prossimo, come termine di riferimento prossimo della spiritualità, no? Parlo in particolare alle persone che conoscono, hanno fatto e vivono la consacrazione totus tuus, no? Sapendo sempre che la Madonna è fusa con la Divina Volontà, quindi fondersi con lei e fondersi con la Divina Volontà e con Gesù è praticamente la stessa cosa, certamente caratterizzata dai tratti mariani, no? E quindi sicuramente il primo step può essere fatto con Maria. Ecco, solo quando ci si è riempiti tutti di Lui si può, tra virgolette, uscire fuori ed operare in tutto insieme, come l'atto di fusione dice Gesù: facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda nella volontà, nel desiderio, nell'amore, eccetera, no? Come se io e te fossimo una cosa sola. Ecco, ecco là la fusione, no? Fossimo e fusi, c'è la stessa radice, no? E quando questa operazione è ben compiuta, ecco, si realizza un prodigio di fede, di cui ordinariamente non ne abbiamo percezione sensibile, che se ci muoviamo, si muove Gesù in noi. E viceversa, se pensiamo, pensa Gesù in noi. E a quanto Gesù racconta accade anche il contrario, no? Quindi che ovviamente anche qui non ce ne accorgiamo, ci viene un pensiero e lo riteniamo un pensiero nostro, ma in realtà è un pensiero di Gesù in noi, no? E questo è una misteriosa ma feconda e vera dinamica che si instaura attraverso questo lavorio dell'anima tendente a unirsi e fondersi con Gesù, col suo pensiero, con il suo stile, con le sue azioni, col suo modo di essere, di fare, di operare, di pensare, eccetera, che deve essere certamente sempre oggetto della nostra attenzione. Ecco, e poi nel terzo punto spiega la dinamica dei giri, quindi con questo operato insieme che abbiamo fatto, va in mezzo alle creature dando a tutti e a ciascuno tutto ciò che abbiamo operato insieme, cioè a ciascuno la mia vita divina, e poi, quindi, ritorna subito in me per darmi a nome di tutti tutta quella gloria che dovrebbero darmi, pregando, scusandoli, riparando e amando. Questa è una, come comprendiamo, è una vita, chiaramente una vita di questo genere presuppone un amore vero nei confronti del Signore, no? Perché è un avere a cuore, un farsi personalmente carico dei suoi desideri e soprattutto della sua volontà di essere amato. È bellissima la conclusione di questo capitolo, dove Gesù dice: ah sì, amami per tutti, saziami d'amore. È un'espressione che dobbiamo fermarci a contemplare, no? Noi non comprenderemo mai sufficientemente bene questo aspetto che conosciamo ma che non cessa di sorprenderci, conosciamo ma sempre in maniera parziale e inadeguata. Gesù viene a dire, cioè, e qui parla in quanto Dio, non in quanto uomo: in me non ci sono passioni, ma se ci potesse essere una passione, è chiaro che qui parla della sua vita divina, perché la santissima umanità di Gesù ce l'aveva come le passioni sante, e non le passioni intese come passioni peccaminose, no? Adesso qui si fa un discorso un po' complicato, ma le passioni naturali che ha la parte inferiore della nostra anima, di cui, come insegnano i
filosofi e teologi classici, tra cui spicca San Tommaso sulle orme di Aristotele, l'amore è la prima e la più importante, la preponderante passione del cuore umano. L'importante è che sia indirizzata verso il bene, no? Gesù dice: l'amore mio è più che passione, è la mia vita. E se le passioni si possono distruggere, e questo è vero, perché in ascetica questo si può fare, io posso prendere la passione dell'ira e anche se con molta fatica, quando si opera con la volontà umana sostenuta dalla grazia, posso metterla sotto i piedi e imparare con il prezzo di enormi sacrifici e sforzi a dominarla, quindi a non arrabbiarmi più e quindi in un certo senso la uccido. Ecco, e le passioni quindi ci possono distruggere, ma la vita non si può distruggere. Questo dobbiamo metterci in testa anche noi, dobbiamo ricordare ogni tanto. Certo, noi passiamo per sorella morte corporale, no? Ma si chiama sorella morte corporale, cioè la nostra vita, il nostro essere, la nostra anima non può morire. Questa è un'altra cosa che bisognerebbe mettersi bene in testa e pensarci ogni tanto, no? Questa è una meditazione, per cui non è opportuno, ecco, andare su sollecitazioni un po' catechetiche, no? Ecco, però anche tante questioni attuali, una piccola parentesi, eutanasie o cose di questo genere, aborti, certamente hanno come realtà sottostante la mancata coscienza. Qualcuno può chiamarla credenza, insomma, ma che l'essenza della vita umana sia immortale, ci si può arrivare anche facendo funzionare il cervello, quindi non semplicemente attraverso i dati di fede. È chiaro che dice: vabbè, soffro, quindi facciamo l'eutanasia, così mettiamo fine alle sofferenze, e poi l'anima che fine fa? Finisce la sofferenza del corpo, e l'anima che fine fa dopo? Ah, questa gravidanza indesiderata, facciamo fuori il ragazzino, perché e l'anima di quel ragazzino che fine fa? Quindi occorre molto pensare, no? Pensare, meditare, ecco, una delle nobili attività dell'uomo. Ecco, e Gesù conclude con un'espressione, insomma, ancora più forte: vedi a quale necessità mi trovo di essere amato, perciò amami, amami. Se uno volesse, ecco, sintetizzare, insomma, come dire, in uno slogan, dovrebbe essere un programma di vita, no? Signore Gesù, io ti amo in tutto e dappertutto, ti amo per tutti, e poi se qualche anima generosa, insomma, che si mette in coda rispetto alla Madonna, perché con la Madonna non si può competere, però si mette in coda alla Madonna e poi esprime il proprio anelito: ti amo e ti amerò più di tutti, se la sente, insomma. Come desiderio questa cosa si può esprimere, non c'è niente di peccaminoso, ecco, purché certamente non sia una mera velleità, ecco, che poi non corrisponda ad un ardore, insomma, ad un impegno, ad una gioiosa messa in atto, ecco, della nostra volontà di amare Gesù e Maria. Infine, l'anima coraggiosa e l'anima timida. Il coraggio. Allora, il coraggio è una componente fondamentale della virtù cardinale della fortezza, e
Per opere grandi, dice Gesù, ci vogliono anime coraggiose. Coraggiose perché il coraggio serve ad affrontare, a superare le difficoltà e serve anche a concretizzare operativamente, ecco, quegli slanci di generosità che sono richiesti da un cammino già tendente alla santità, ancora di più a quello che desidera entrare nella santità delle santità, che è la vita nel Divin Volere, no? Perché come Gesù è esorta soprattutto nei primi volumi, come meditando anzitutto per me stesso, insomma, ma anche condividendo per chi fosse interessato, insomma, alcune considerazioni, e tante volte abbiamo visto come è necessario compiere una serie di gesti e di atti coraggiosi. Se per vivere nella divina volontà c'è bisogno di un profondo distacco da tante cose, è distacco certamente innanzitutto affettivo, ma molte volte anche effettivo. Pensiamo per esempio al giovane ricco, insomma, no? Che dinanzi alla proposta di Gesù ha indietreggiato e si è andato triste. Quindi nella vita cristiana ci vuole indubbiamente un tasso di indifferente di coraggio. Coraggio che addirittura c'è un sacramento, insomma, che ce lo corrobora, no? Che ce lo soprannaturalizza, diciamo così, attraverso l'infusione del dono della fortezza, che è la cresima. Quindi se c'è un sacramento per questa disposizione, ci sarà motivo, no? Ecco, perché questa è una cosa importante per le grandi scelte di vita, ma è anche per le quotidiane scelte di vita, no? Perché poi c'è il coraggio che spinge ad agire, e poi ci sono, che è bellissima la virtù cardinale della fortezza, ci sono le altre parti della fortezza che spingono a, come dire, dare continuità all'agire, che sono soprattutto la perseveranza e la costanza, l'abbiamo visto tante volte, no? Il coraggio si esprime anche in quella che si chiama la magnanimità, cioè avere un animo grande, quindi puntare a cose grandi, ecco, duc in altum, diceva Gesù. Prendete il largo e gettate le reti, no? Bellissime le considerazioni che in merito a suo tempo fece su questo versetto San Giovanni Paolo II, che è una splendida enciclica, Duc in Altum. E insieme alla magnanimità c'è anche la magnificenza, cioè il fare le cose in grande, che non è lo sfoggio ovviamente, lo sfoggio superbo, insomma, di grandi mezzi fatti dai potenti del mondo, ma fare le cose in grande vuol dire curare la perfezione, quindi le cose specialmente offerte al Signore, farle bene e non badare non solo a spese economiche, ecco, ma anche a spese che coinvolgono a spese di vita, diciamo così, no? Quindi alla fatica, al sacrificio, all'impegno che ci costa una cosa fatta per amore di Gesù, no? Ecco, un'anima timida, cioè che si trova sguarnita, insomma, di questa importante virtù cardinale, non ce la fa, sono alle gambe legate, e quindi misura, pondera tutto, dice sempre l'occhio liberamente, non può camminare liberamente, ha sempre l'occhio a sé, verso di sé, e allo sforzo che mette nel camminare. Quindi non ce la fa. Allora è importante coltivare, crescere, perché come tutte le virtù, queste sono soggette a mutazione a seconda di come e quanto le esercitiamo, no? È chiaro che certe virtù sono maggiormente predisposte da certi temperamenti. È chiaro che un temperamento collerico ha ordinariamente una buona dose di coraggio, un temperamento flemmatico è un po' più timido generalmente. Ma come sappiamo, ecco, un conto è il temperamento, un conto è il carattere, quindi noi possiamo educare anche la nostra attrezzatura di base e compensare, correggere, diciamo, quelle mancanze strutturali che abbiamo attraverso appunto l'esercizio e l'acquisizione di ciò che ci manca. Ecco, Dio comunque ama le anime generose,
coraggiose e intraprendenti anche nel bene e che si danno, come dice San Paolo, e che si danno e che donano al Signore molto, tutto e con gioia. Vestici, o Santa Vergine Maria, del tuo stesso straordinario coraggio che fece della tua vita terrena un qualcosa di simile ad una santa leonessa, ecco, al seguito del leone della tribù di Giuda, ecco, che è nostro Signore. E insegnaci, ecco, ad operare in questo modo amorevolmente divino che ci ha insegnato Gesù in tutte le cose, e conducici sempre per mano, ecco, nel santo peso di ogni nuovo giorno, ecco, da abbracciare sempre con gioia e con amore, da trasformare gradualmente e quotidianamente in gemme e pietre preziose brillanti per il cielo, dove aneliamo di giungere per godere in eterno con la felicità senza fine che ora pregustiamo realmente, anche se nel mistero. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.